Ora passiamo all'interrogazione numero 338 del deputato Fedriga, concernente iniziative per rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Il deputato Massimiliano Fedriga ha facoltà di illustrare la sua interrogazione e lo ricordo a un minuto. Grazie Presidente. Il collega che mi ha preceduto, i colleghi hanno utilizzato lo strumento dell'interrogazione per difendere coloro che hanno perpetrato abusi edilizi. Noi invece come Lega Nord vogliamo utilizzare il question time per difendere i lavoratori che vivono uno stato di crisi occupazionale, Ministro. Diciamo questo perché la piccola e media impresa ha risentito moltissimo della crisi e i lavoratori di questa impresa erano esclusi dai cosiddetti ammortizzatori tradizionali. Per questo il governo di centrodestra aveva introdotto gli ammortizzatori in deroga per andare a tutelare anche questa fascia di lavoratori. A tal proposito, le domande per questo settore di lavoratori sono già superiori alle coperture economiche messe a disposizione, dal governo per andare a tutelare tutti coloro che rischiano di rimanere da soli. A tal fine, chiediamo come gruppo della Lega Nord quali iniziative, il governo intende intraprendere e con quali tempi per andare a rifinanziare questo strumento che in un momento di crisi è diventato importantissimo per non lasciare da solo nessuno. Grazie. Sì, grazie. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Enrico Giovannini, ha la facoltà di rispondere. Ricordo il timing, il 3 minuti. Grazie Presidente, vorrei ringraziare con l'occasione l'opportunità di illustrare alcuni dei dati che abbiamo a nostra disposizione, un'occasione anche per chiarire alcuni aspetti oggi con le varie richieste, ma anche per impostare un rapporto di forte trasparenza con il Parlamento. Il quesito che viene posto dall'onorevole interrogante è volto a conoscere le intenzioni del Governo nella prospettiva di assicurare anche per il 2013 il reperimento di risorse finanziarie da destinare agli ammortizzatori sociali in deroga, a sostegno dei redditi dei lavoratori dipendenti e di imprese in difficoltà economica. Come ha già avuto modo di illustrare il Presidente del Consiglio nelle comunicazioni rese a questa Camera lo scorso 29 aprile, gli interventi in materia di lavoro sono la prima priorità di questo Governo. Tra di essi costituisce una condivisa priorità proprio la individuazione delle predette risorse finanziarie, nella logica da un lato di corrispondere alle difficoltà e alle situazioni di disagio che vengono manifestate da diverse aree del Paese, dall'altro di preservare gli attuali livelli occupazionali, nell'attesa che possa essere presto superata la perdurante fase di stagnazione. In tal senso, posso assicurare che sono già in corso le verifiche tecniche con gli uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di individuare con l'assoluta urgenza che questo problema pone le soluzioni più idonee a reperire le risorse finanziarie occorrenti, con l'obiettivo nel contempo di assicurare il rispetto della disciplina della finanza pubblica. Risulta attualmente infatti che le risorse inizialmente disponibili per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga si rivelano insufficienti se confrontate con gli ultimi dati relativi alla spesa sostenuta nell'anno 2012, nonché con le esigenze manifestate dalle regioni. Vorrei in questa sede anticipare brevemente le possibili ipotesi sulle quali si sta lavorando. Naturalmente si tratta di ipotesi con alcuni elementi positivi, ma anche con alcuni elementi negativi. In primo luogo, ricordo la possibilità prevista dall'ultima legge di stabilità di poter recuperare una parte di risorse mediante l'utilizzo del 50% del contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua per i mesi da giugno a dicembre 2013. Tale percorso passerebbe, come è noto, attraverso le consultazioni delle parti sociali, che hanno già manifestato, direi correttamente, il timore di sottrarre risorse a interventi di competenza di altri fondi funzionali a garantire la riqualificazione professionale e la ricollocazione degli stessi lavoratori. Un'ulteriore quota di risorse potrebbe essere resa disponibile per le sole 4 regioni del cosiddetto obiettivo convergenza in relazione alla componente passiva delle misure innovative e sperimentali, ma anche in questo caso rischieremmo di sottrarre risorse ad altri aspetti. In conclusione, stiamo lavorando proprio per dare una risposta a brevissimo, però vorrei sottolineare che l'esperienza degli ammortizzatori in deroga ha messo in luce l'esigenza di rivedere, assieme alle regioni,
i criteri di concessione degli interventi di competenza di queste ultime. In tal senso vorrei rassicurare gli onorevoli interroganti di aver già attivato le opportune iniziative volte a ridefinire tali criteri. Grazie. Sì, grazie. Ora alla facoltà di replica il deputato Fedriga e siamo sempre su 2 minuti. Grazie Presidente per ricordarmi anche i tempi. Io ringrazio ovviamente il Governo per l'impegno che ha preso, però vorrei sottolineare quello che abbiamo avuto modo di dire anche quando il Presidente del Consiglio Letta è venuto a fare il discorso di insediamento in questa Camera. Infatti diciamo, i buoni propositi non sono stati garantiti da una capacità di individuare le coperture necessarie, soprattutto per quei temi che lo stesso Governo ritiene fondamentali e che noi riteniamo come Lega Nord fondamentali. Io voglio ricordare al Ministro, ma sono sicuro che lo saprà meglio di me, che lo stesso Presidente dell'INPS, Mastrapasqua, ha ricordato il calo degli ammortizzatori sociali in deroga, anzi della cassa integrazione in deroga, per questi primi mesi dell'anno, non dovuto a una minor richiesta, ma a una mancanza di copertura di questi fondi. E lo stesso Presidente INPS dice che i segnali, e leggo testualmente, del mondo delle imprese e del lavoro continuano ad essere assai critici. Quindi dobbiamo metterci nell'ordine delle idee che non possiamo più pensare, su questo condivido, a interventi tampone, ma deve essere un intervento di tutela costante di questi lavoratori. Ricordo, io vengo dal Nord-Est, vengo dal Friuli Venezia Giulia. Il Nord-Est vive e ha vissuto grazie alla piccola e media impresa e ha contribuito a mantenere buona parte del paese grazie alla piccola e media impresa. E abbandonare questi lavoratori adesso sarebbe veramente un'ingiustizia nei confronti di chi si è sacrificato per così tanti anni. Concludo, Presidente, solamente ricordando che ovviamente non può essere una soluzione immediata, però perlomeno una memoria a coloro che la scorsa legislatura hanno votato con le misure del Governo Monti il blocco del federalismo fiscale, che ad oggi solamente con l'entrata in vigore dei costi standard previsti dal federalismo fiscale della Lega Nord ci sarebbe stato un risparmio annuo di 5 miliardi di euro. E questi soldi magari sarebbe potuto utilizzarli per andare ad aiutare quei lavoratori che quei 5 miliardi ce li hanno messo, ovvero chi ha pagato le tasse e chi ha contribuito allo sviluppo del Paese. Grazie.